Buon pomeriggio, bentornati a Siamo Noi da me Simone. Domani 25 aprile sarà una festa a dir poco particolare, la prima volta senza una piazza fisica. Sono trascorsi 75 anni da quando il nostro paese è stato liberato dalla tirannia nazifascista ed eccoci qui in un momento che stiamo vivendo che probabilmente passerà alla storia, farà da spartiacque, un momento di cambiamento profondo che ci offre la possibilità di fare riflessioni importanti e di provare a rinnovare, a rifondare il nostro senso di comunità. E a questo riguardo ci ha dato una mano Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, che nei giorni scorsi ha lanciato un appello dal titolo Io resto libero, per invitarci a ritrovarci domani 25 aprile tutti insieme virtualmente, in una piazza virtuale ma uniti, a fronteggiare tre nemici comuni: il virus, il riscaldamento del pianeta e le diseguaglianze socio-economiche, per progettare così insieme un futuro diverso, migliore, più luminoso. E allora apro subito il collegamento con Carlin Petrini, ideatore della campagna Io resto libero. Benvenuto Petrini. Grazie, buona giornata a voi. Perché Petrini ha sentito la necessità di festeggiare con una piazza così sconfinata la libertà? Che cosa l'ha spinta verso questa iniziativa? Io resto libero. Beh, il momento particolare che stiamo attraversando ci obbliga a stare in casa e quindi a non poter partecipare a quello che per oltre 70 anni è stato un appuntamento nelle piazze italiane. Era l'appuntamento della commemorazione della liberazione, quindi aver costruito questa piazza virtuale dà l'opportunità a tutti di ritrovarsi su questa piazza e ascoltare dei ragionamenti e fare dei ragionamenti, perché questa data è una data fondativa per la nostra Repubblica e quindi è importante mantenerla. Petrini, che cosa accadrà esattamente domani? Come si comincia? Quando si comincia? Che cosa è previsto? Alle due e mezza su diversi siti, compreso quello dell'Avvenire, ci sarà l'opportunità di poter vedere questa manifestazione. E partirà con l'inno nazionale cantato da Tosca, una maniera poetica bellissima. E poi ci saranno tre interventi di tre protagoniste. La prima è Carla Nespolo, presidente dell'ANPI. La seconda è una staffetta partigiana che si chiama Marisa Rodano, di 99 anni, che con lucidità incredibile ci esporrà che cosa ha voluto dire questi 75 anni di festa della liberazione. E poi una giovane che è di 20 anni del movimento dei Friday, che parlerà delle nuove battaglie ambientali. Tra poco una di queste giovani le vedremo con noi. Voi avete scritto un appello davvero molto coinvolgente che voglio citare testualmente. Vogliamo riconoscerci gli uni negli altri, tornare a guardare al futuro con speranza e coraggio e soprattutto ricordarci che una volta passata questa tempesta saremo chiamati a ricostruire un mondo più giusto, più equo, più sostenibile. L'appello è stato firmato da migliaia di persone, nomi noti, meno noti, persone che hanno anche idee politiche molto diverse. Tra queste persone c'è anche Don Virginio Colmegna, Una vita accanto agli ultimi, presidente Fondazione Casa della Carità. Bentornato a Siamo Noi, Don Virginio. Buongiorno a tutti voi. Don Virginio, lei tiene un diario che ha un bellissimo titolo, Immaginiamoci futuro. Allora io voglio domandarle come possiamo provare a immaginare il futuro dalla prospettiva in cui di chi fa fatica a vivere il presente, rischia di annegarci nel presente, i senza tetto, i malati di mente, gli anziani. Ma è quello che stiamo vivendo in questi giorni, drammatici per certi versi, però carichi anche di un grande coraggio, di una grande sentimento di solidarietà e di vicinanza. Si diceva prima, Papa Francesco nella Laudato Si ha dato un'innovazione profonda, che la giustizia sociale e giustizia ambientale partecipano alla stessa realtà. Io direi che anche una società senza memoria è una società che non può respirare il futuro.
E allora portare dentro tutta la domanda di libertà, di giustizia, che vediamo sempre di più nelle persone abbandonate, sui poveri, perché partire da lì non significa assisterli, significa riscoprire all'interno di queste relazioni che ci sono tra le persone fragili, povere, senza dimori, sofferenti psichici, quelli che appartengono alla mia quotidianità in queste ore, come sempre, dove si avverte anche la difficoltà, è un investimento sul futuro. Se si dimenticano, viene fuori una società carica di egoismo, società malata, come dice Papa Francesco. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, Don Virginio, io resto libero. Lo abbiamo detto dall'inizio, è un appello, una manifestazione che Carlin Petrini ha pensato come una piazza estesa, sconfinata, un appuntamento plurale, corale. Allora noi abbiamo deciso di provarvi a trasmettere un po' di questa ricchezza utilizzando al meglio quelle tecnologie che noi tutti, anche noi giornalisti, insomma, stiamo imparando a utilizzare in questi giorni di emergenza da coronavirus. Allora io voglio ringraziare con Simone alcuni dei firmatari dell'appello che hanno accettato con generosità oggi di essere qui assieme a noi. I primi sono collegati tutti insieme, è un esperimento anche per Siamo Noi, forse per TV 2000 tutta, Tiziana Ferrario, Moni Ovadia, Grazia Francescato, Don Gino Rigoldi, Suor Giuliana Galli e Sara Viena. Ad ognuno ben arrivati di loro abbiamo chiesto di dare una testimonianza sulla necessità di cambiamento per un futuro di speranza più luminoso. Con questa condivisione vogliamo darvi un assaggio della ricchezza che vivremo domani nel giorno della festa della liberazione. Naturalmente confido nel vostro aiuto, nella vostra capacità di sintesi. Ripeto, è un esperimento, noi siamo qui. Tiziana Ferrario, io parto da te, collega giornalista, inviata storica della RAI, tante volte qui a Siamo Noi. Voglio chiederti una riflessione. Questo futuro desiderato, atteso, agognato, come lo dovremmo immaginare e descrivere? Quali linguaggi dobbiamo finalmente accantonare e quali riscoprire? Beh, intanto buon pomeriggio a tutti. Avete visto che ho messo la bandiera tricolore alle mie spalle, perché io ho sempre festeggiato il 25 aprile andando in piazza, sin da quando ero bambina, mi ci portavo mio nonno, e quindi in qualche modo oggi l'ho trovata nel Corriere della Sera che la sta regalando, e quindi ho detto va bene, me la metto a casa, così fa 25 aprile. È una festa importante perché, appunto, lo sappiamo, in questo momento oltretutto ci ritroviamo chiusi dentro le case, però la ripartenza va pensata anche con un certo ottimismo e deve essere vista anche come un'opportunità per cambiare le cose che non funzionavano. Non funzionano in un mondo con una crescita così sconsiderata, e quindi ripartiamo anche dando uno spazio diverso alle donne. Mi ha fatto molto piacere che Petrini abbia detto che domani saranno delle donne a aprire questa giornata di festa, perché le donne hanno avuto un ruolo importante nella liberazione dell'Italia dal fascismo, e quindi io penso che possano avere un ruolo importante anche nella ripartenza del nostro paese dopo un periodo di tanto dolore che continua a esserci, non è finita purtroppo. Quindi dobbiamo guardare, secondo me, al futuro cogliendo le opportunità di fare meglio, di lasciarci alle spalle le cose che non ci piacevano. E fatemelo dire anche da giornalista, cioè la liberazione dal fascismo è stata anche la liberazione della censura che il fascismo aveva imposto sui mezzi di comunicazione. C'è sempre un tentativo di censurare i mezzi di comunicazione, la libertà di stampa continua a essere sotto attacco, e noi siamo tra i paesi in cui c'è un attacco alla libertà di stampa. Avviene da più parti, avviene da parte della criminalità, per esempio. Pensate ai giornalisti che sono sotto scorta, sono oltre 20 nel nostro paese, a quelli che vengono minacciati. Grazie, grazie Tiziana, ci hai dato tantissimi spunti. E domani in piazza, ma festeggiano il 25 aprile già oggi con noi, ci saranno i nostri telespettatori, Simone? Assolutamente sì, allora vogliamo coinvolgere voi che ci state seguendo in questo momento. E allora, in una parola, da quale valore dovrebbe ripartire il futuro? Allora interagite con noi, per farlo è molto semplice, vi lascio subito i nostri contatti partendo dalla nostra mail siamo noi@tv2000.it, il nostro numero WhatsApp 348 3070
345, altrimenti lasciateci un messaggio in segreteria 800 22 88 96 e mi raccomando venite sui nostri social che sono tanti, Instagram, Facebook e Twitter, vi aspettiamo. Grazie Simone, sa benissimo quanto pesano le parole e quanto con le parole si può cambiare davvero il mondo, infatti con le parole ci gioca, crea Moni Ovadia, autore teatrale, regista, fine intellettuale, felice di ritrovarti Moni, il mondo della cultura, Moni, sembra in questo momento un po' in penombra, almeno nel senso che mentre parliamo di ripartenze non si sa quando riapriranno i teatri, i cinema, quando potremo tornare a visitare i musei, le mostre, le biblioteche quando riapriranno i battenti. Allora voglio chiederti, ma senza la cultura dove troviamo le parole, lo slancio, la visione per cambiare il futuro? Senza il contributo della cultura può definire pressoché nulla, cioè se noi alienassimo tutta la cultura dell'Italia, tutta, dai monumenti alle bellezze naturali, ai suoi grandi valori culturali, dei suoi poeti, dei suoi scrittori, diciamo e decidessimo di alienarla, alla domanda che cos'è l'Italia nessuno potrebbe più rispondere. Perché l'Italia è definita dalla sua cultura. Immaginatevi l'Italia senza Dante. Che cos'è l'Italia? Non sapremo più neanche cos'è la nostra lingua. Dunque, la resistenza antifascista e la liberazione ci hanno insegnato qualcosa di fondamentale. E quell'evento ha prodotto due nuovi patti per il futuro dell'umanità. Uno si chiama Costituzione Repubblicana, l'altro si chiama Carta dei Diritti Universali dell'Uomo. Sono due carte sacre, a mio modesto parere, e questo ammaestramento mi è venuto da un grandissimo sacerdote cattolico, David Maria Turoldo, che ha scritto un testo teatrale che io considero imprescindibile, La Salmodia della Speranza, dove lui celebra la resistenza antifascista in forma eucaristica, è come se fosse una messa, solo che invece dei testi della messa ci sono le lettere dei condannati a morte della resistenza italiana e della resistenza europea, e da questo David Maria Turoldo desume un definitivo, come posso dire, orizzonte etico. Grazie, grazie Moni, di questo orizzonte abbiamo bisogno. L'economia, quell'economia che appartiene alla nostra vita quotidiana, ce l'abbiamo invece in questo momento di emergenza sempre sotto gli occhi. Parliamo di perdite di PIL intorno al 10%, di possibili nuovi 10 milioni di poveri. Qualche giorno fa il premio Nobel per la pace, banchiere, economista bengalese Muhammad Yunus, chiedeva proprio sulle pagine della Repubblica di non tornare al mondo di prima, ma di cambiare modello economico. A questo punto tocca a Suor Giuliana Galli, figlia di San Giuseppe Cottolengo, fondatrice dell'associazione Mamre, ex presidente della Compagnia di San Paolo, fondazione di origine bancaria. Suor Giuliana, come lo facciamo il salto? Come lo cambiamo questo modello di economia? È difficile dirsi perché nel mondo economico e soprattutto finanziario molti interessi personali di parte si confrontano a vicenda, non solo si confrontano ma si combattono, ciascuno vuole la sua grossa parte. Se non entra in campo la volontà di riconoscere come fondamentale, radicale e fondante la dignità umana come grande premessa ad ogni progetto, ad ogni programma, i discorsi economici andranno in giro a vanvera. Questo è quanto. Puntiamo sull'umano, che è il produttore di cultura ed è esso stesso un impasto di cultura. Oltre a questo, siamo destinati a fallire e rifallire tante volte. Grazie per la sintesi con cui ci ha dato un messaggio così forte. Era il maggio di 5 anni fa quando Papa Francesco ci ha consegnato la Laudato Si,
con uno sguardo sul mondo in cui tutto si connette, a partire dall'economia e l'ecologia. Grazie a Francescato, ambientalista, giornalista, già presidente di WWF Italia, cara amica. È un grido di allarme quello che ci ha lanciato con questa emergenza la Terra, a tutta l'umanità. Ci ha ricordato che la salute del pianeta, quello degli esseri umani, con il benessere economico sono strettamente correlati. Grazie. Grazie a voi prima di tutto. È molto di più che un grido d'allarme. La Laudato Si è una visione del mondo, non è un'enciclica verde, perché mette insieme appunto l'attenzione al grido dei poveri e al grido del pianeta maltrattato. Dopo il coronavirus noi dobbiamo capire ancora più di quanto abbiamo fatto sinora che non esiste più un prima a cui tornare, c'è un dopo da inventare insieme, radicalmente diverso, e c'è già una roadmap, consoliamoci, non si parte da zero. Per esempio appunto l'enciclica di Papa Francesco e poi su un fronte più concreto il Green Deal che è stato varato dal Parlamento Europeo e che adesso potrebbe essere buttata all'ortica se noi non vigiliamo. Quindi dobbiamo essere tutti compresi dell'importanza di imboccare questa nuova strada e dobbiamo capire che ci sono già tanti punti luce, persone, movimenti, gruppi, realtà che fanno bene le cose buone e che costruiscono sostenibilità. Ognuno di noi deve fare in modo che questi punti luce si mettano assieme e facciano costellazione. Grazie. Di fronte a questo virus così subdolo che ha falcidiato tantissime vite, sta falcidiando un'intera generazione, c'erano molti, molti anziani partigiani tra i nonni che abbiamo perduto, le persone di fronte a questo virus non sono tutte uguali, nel senso che i poveri rischiano di essere più poveri, gli ultimi ancora più ultimi. E si è parlato molto, l'abbiamo fatto anche qui a Siamo Noi, quando il virus ha cominciato a circolare con forza e c'erano le rivolte nelle carceri, si è parlato molto dell'emergenza nelle carceri italiane. Allora Don Gino Rigoldi, cappellano dell'Istituto di Pena Minorile Cesar Beccaria di Milano, quali problemi dobbiamo afferrare e risolvere per poter cambiare finalmente il sistema carcerario? Don Gino. Ci sono due o tre cose che sono assolutamente necessarie. Tanto si vede che alcuni istituti hanno una recidiva del fino al 20%, e gli istituti che hanno una recidiva vicino al 50%, al 60%, al 70%, al 80%. Dietro cosa c'è? Dietro c'è che metà degli istituti italiani per minori e per adulti non hanno un direttore, hanno vari facenti funzionari, che l'ultima volta che si è fatto un concorso per educatore è stato più di 15 anni fa, vuol dire che la cura dei detenuti all'interno, la preparazione verso l'esterno, riduce la recidiva. Se invece uno arriva in carcere, passa magari 20 ore dentro in cella, magari cella per due in quattro, e attendendo la fine della sua storia, senza mediazioni, senza accompagnamenti, anche a fruire dei benefici che ci possono essere a metà pena e così via, arriva in fondo, casca nel nulla, come dal nulla è arrivato, e tutto ricomincia come prima. Noi potremmo avere migliaia e migliaia di detenuti in meno nelle carceri, se ci fosse quello che è di diritto. L'educatore che mette in contatto il detenuto con la direzione, con il tribunale e così via, è un direttore, perché se non c'è un direttore, Beccaria aspetta da 20 anni il direttore. Dopodiché come fai a costruire una politica di un istituto all'interno con formazioni, all'esterno perché ci sia con le realtà sociali che sono fuori un interscambio così da prevedere un futuro possibile? Noi sarà banale, ma abbiamo bisogno di direttori fissi, che ci sia ogni istituto un direttore, che ci siano un comandante delle guardie fisse, abbiamo bisogno che ci siano degli educatori, 15 anni, quasi 16 anni, che non si fa più un concorso per educatori. C'è un educatore per 200-300 persone, ma cosa se ne fa? Cosa fa lì dentro? Invece potremmo fare, ma questo è semplice, è normale, diritto, mi dicono che io faccio rivoluzionare. Il rivoluzionario chiede il direttore. Don Gino, abbiamo bisogno di utopie e abbiamo bisogno di un pizzico di rivoluzione. Grazie. Dicevamo i giovani, il figlio di un storico partigiano, Marco, il figlio di Nuto Revelli, ha detto lo spostamento della festa dalla piazza fisica a quella virtuale in un certo senso consegna il testimone ai giovani. E allora io voglio coinvolgere una giovane che raccoglie questo testimone, la festa della liberazione, Sara Diena,
fa parte del movimento Fridays for Future, nato con Greta Thunberg. Sara, voi avete scritto una bella lettera che si intitola Cara Italia. Sì, allora la nostra lettera di fatto riprende anche in parte tutto ciò che è stato detto da Grazia Francescato. Sostanzialmente quello che chiediamo è un cambio del paradigma, perché questo paradigma è alla base di tutti i nostri problemi, non solo quelli strettamente ambientali, ma anche quelli, tutti i dissesti socio-economici da cui il problema ambientale dipende. Il fatto che ci basiamo su un sistema di disuguaglianza e di sfruttamento è esattamente questo che dobbiamo cambiare. E con la lettera all'Italia quello che auspichiamo è appunto un ritorno al futuro, perché non ci si può più immaginare in un mondo come quello che era il mondo prima del coronavirus. Deve essere lo spunto necessario per trovare il coraggio per andare avanti e rivivere una nuova idea di mondo. E forse l'unico modo per farlo, sfruttando questa terribile tragedia, è ripartire da una transizione ecologica per riuscire a poter vivere insieme dignitosamente tutti e tutte allo stesso modo, senza disuguaglianze, senza sfruttamento. Io ringrazio, perché sono stati con noi, prestandosi a questo esperimento, Don Gino Rigoldi, Grazia Francescato e Carlin Petrini. Adesso lo reinterpelliamo. Petrini, prima di proseguire la nostra staffetta, io stamattina facevo una riflessione. Pensavo, per anni abbiamo parlato di resistenza tradita, tutto quello insomma che si contrapponeva a questa bella festa. Oggi abbiamo la possibilità di restituirle contenuto. Forse è una cosa positiva che ci arriva da questa emergenza. Sì, io penso che vorrei rispondere alla domanda che voi avete fatto: qual è la parola che deve segnare in qualche misura il percorso che iniziamo adesso. Per me la parola è una sola: solidarietà. E allora faccio riferimento proprio a quella Costituzione di cui faceva riferimento appunto Monio Vadia, la nostra Costituzione, che all'articolo 2 recita: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ecco Petrini, perché non la c'è... La solidarietà è un dovere inderogabile. Ecco, non c'è senza libertà senza solidarietà. Non cambieremo niente. Senza giustizia economica e sociale non c'è piena libertà, e allora domani la festa è anche una piazza di solidarietà. Si potranno raccogliere dei fondi, in che modo, chi può donare e a chi saranno destinati questi fondi? I fondi saranno destinati ai senza tetto e a coloro che hanno problemi di tipo alimentare, non hanno il pane, quindi alle grandi mense dei poveri, che in questo momento stanno facendo un lavoro incredibile. Festeggiare il 25 aprile senza l'attenzione agli umili è far perdere sostanza al 25 aprile. Il 25 aprile coniuga e deve coniugare la libertà con la giustizia. Non come doniamo, Petrini? Come doniamo? Ma attraverso questa piattaforma, che è molto semplice, 25 aprile 2020, e la cosa che mi appassiona è che ci sono donazioni enormi di piccoli contributi. Siamo in proiezione di 300.000 euro con donazioni veramente semplici. Abbiamo identificato i collettori di questa realtà, che sono la Caritas italiana e la Croce Rossa. Benissimo, allora io ringrazio ancora una volta Don Gino Rigoldi e Grazia Francescato, che ci hanno affidato le loro riflessioni. Io per il momento l'ho scritta qui nel cuore, nella mente, insomma, però ci avete dato tanti spunti. La staffetta prosegue con altri ospiti, con il nostro esperimento. Vogliamo vivere la ricchezza della giornata di domani, della festa della liberazione. Vi aspettiamo, Simone Dio, in questo studio tra pochi istanti. Pubblicità.
Ben rientrati in studio, siamo noi in questo momento in cui ci muoviamo nel perimetro ristretto delle nostre paure, delle tante incertezze, delle cosiddette distanze sociali, corriamo il rischio di essere più soli, di diventare più egoisti. E invece in questo momento c'è un'opportunità da raccogliere, quella di provare a rinnovare, a rifondare il nostro senso di comunità, a progettare un futuro davvero diverso. E queste riflessioni le stiamo facendo alla vigilia di una festa della liberazione di un 25 aprile inevitabilmente diverso. Io sono molto felice oggi di fare da microfono, di dar voce ad un meraviglioso coro di ospiti. Ciascuno di loro ci sta offrendo, ognuno nel proprio ambito, delle riflessioni, ci sta indicando dei valori, a cominciare dai valori di libertà, di ripartenza. I nostri ospiti, come vi dicevo in apertura, sono alcuni dei firmatari dell'appello che è stato lanciato da Carlin Petrini, Io resto libero, che è un modo veramente per festeggiare in una piazza sconfinata, forse la potenzialmente la più grande piazza politica, questa festa è umana, direi, di liberazione domani. Io vorrei risentire, prima di ricominciare la nostra staffetta, a Tiziana Ferrario, a Monio Vadia, a Sor Giuliana Galli, a Sara Diene, si sono aggiunti intanto Mauro Magatti, e poi so che telefonicamente c'è anche già con noi virtualmente Don Antonio Mazzi, però vorrei risentire Don Virginio, perché Don Virginio in apertura ci aveva detto: attenzione, non esistono ripartenze possibili se non si riparte da loro, dagli ultimi. Allora io vorrei chiederle, Don Virginio, davvero saremo capaci, dopo aver vissuto questo trauma collettivo, di non dimenticare? Don Virginio. Trauma collettivo. Questa voglia di essere subito dopo. Noi abbiamo ancora situazioni anche nella grande città dove ci si rende conto della difficoltà, dove ci sono senza dimora che si chiamano, che chiedono di cambiare la politica della casa perché non ci stanno in un abitare che non c'è. Ci sono tutte le ricerche ancora sulla prevenzione dei grandi operatori che ci sono, i tamponi ancora da ricercare. Lo dico perché spesso la crisi, che è forte, qualche volta dimentica in fretta gli ultimi che stanno pagando duramente. Tra l'altro in questo giorno dimentichiamo che la tragedia è stata anche sull'RSA, ha colpito gli anziani, sono quelli che hanno vissuto la resistenza, l'hanno fatta loro. C'è una memoria forte da portare in questo momento, che non è virtuale, è reale, drammaticamente. La giustizia, la solidarietà sta in piedi se gli ultimi non sono dichiarati tutti, perché qui c'è un problema di abbandono. Io sento le sofferenze delle famiglie che hanno i figli psichiatrici, che hanno sofferenza psichica in casa, che chiedono: non ce la facciamo più, non ce la facciamo più. Per ripensare il futuro bisogna rimettere insieme già oggi la situazione possibile. Non c'è un minuto da perdere, non c'è dubbio, Don Virginio. Io riprenderei la nostra staffetta aggiungendo la voce di Don Antonio Mazzi, una vita spesa davvero accanto ai più giovani, fondatore della comunità Exodus. Allora, in questo futuro che abbiamo la necessità di immaginare tutti insieme, ed è bello farlo alla vigilia del 25 aprile, secondo lei che ruolo c'è per i ragazzi? Ben arrivato. Tanto vogliamo diventare ultimi noi, lo dico anche noi preti e anche quelli che fanno la solidarietà, prima dobbiamo diventare ultimi anche noi. Io, Don Antonio, ho un po' di difficoltà a sentirla, non so se riesce a perfezionare un po'. Sì, Don Antonio, riproviamo. Per farmi sentire? Sì, Don Antonio. Allora, mentre attendiamo di recuperare Don Antonio Mazzi al telefono, si è aggiunto, ve lo dicevo, il professor Mauro Magatti, è diventato una voce in questa staffetta, docente di sociologia all'Università Cattolica di Milano. Abbiamo detto un momento epocale, lo abbiamo detto anche con parecchia retorica, abbiamo detto ci sarà un prima e poi c'è un dopo coronavirus. Io vorrei chiederle se davvero siamo pronti a fare esperienza di quello che stiamo vivendo e quindi a progettare già da adesso una società differente, un mondo più equo, più sostenibile. Professor Magatti. Non si è mai pronti nella vita ci sorprende sempre, nel bene e nel male.
Anche in questo momento ci troviamo di fronte a qualche cosa che non riusciamo neanche esattamente a capire, a perimetrare. Io credo che noi arriviamo a questa crisi dopo una lunga fase in cui l'idea stessa di libertà, parliamo di questo oggi, parliamo della liberazione, si stava avvitando, diciamo, in una sorta di autodistruzione. E allora qui questa burrasca, questa tempesta che ci ha colpito ci espone a due esiti: o questa libertà ritrova le sue radici, quelle che erano partite dopo la Seconda Guerra Mondiale, e cioè l'idea che la libertà è una relazione, è essere in relazione, oppure la libertà collasserà. Eravamo già vicini al collasso, e quindi io leggo questo tempo come un tempo veramente di sospensione, nel senso biblico del termine apocalittico, in cui possono rinascere cose oppure possono distruggersi nuove cose. Grazie professor Magatti. Allora recuperiamo Don Mazzi. Don Mazzi, che ruolo c'è per i giovani in questo cambiamento? Prima abbiamo sentito la parola rivoluzione, che abbiamo la necessità di portare avanti. Ma ripeto quello che ho detto prima, intanto dobbiamo noi diventare utili. Noi non siamo quelli che devono sfruttare. Ultimi anche noi, e insieme con gli ultimi cambiare la società, insieme con gli ultimi, non perché noi siamo qualcosa di diverso. Io per esempio devo essere un prete autentico, devo essere un autore, un educatore autentico, devo essere un uomo autentico. Cioè l'autenticità vuol dire che dobbiamo identificarci con i poveri, non soltanto salvarli, dobbiamo identificarci, perché siamo noi i primi poveri. Cristo è diventato noi. Grazie Don Antonio Mazzi. A questo punto vogliamo far entrare anche voi in questa pre-grande piazza del 25 aprile. Abbiamo chiesto a voi telespettatori e telespettatrici di indicarci le parole con cui dobbiamo, vogliamo ripartire. E ovviamente i nostri telespettatori hanno fatto sentire la loro voce, e le parole più utilizzate sono state amore, solidarietà, uguaglianza, rispetto, libertà, educazione, sincerità, senso civico, famiglia, fraternità e, per finire, giustizia. Grazie, ci avete affidato un compito grande, e naturalmente non potevamo non chiedere ai nostri ospiti di indicarci le loro parole della ricostruzione, le loro parole della liberazione, liberazione dalle paure, liberazione dalle diseguaglianze. Allora, Don Virginio, la sua parola, parola numero uno. La solidarietà. Solidarietà. Tiziana, la tua. Tiziana. Solidarietà, perché serve un nuovo linguaggio. Bisogna dimenticare quel linguaggio dell'odio che sinora ci ha accompagnato. Quindi, e che è diventato fuori posto. La tua parola qual è, perché l'abbiamo persa? Ho detto che anche per me solidarietà. Solidarietà è l'opposto dell'odio. Suor, che abbiamo solidarietà. Avuto come via l'odio, certo. Entra la solidarietà. Suor Giuliana, la sua. Coraggio e passione. Due. Moni, la tua parola. Moni Ovadia. Senso, perché noi abbiamo perduto il senso a cui apparteniamo per affidarci a una verità edificata in libertà. Il senso è senso dell'appartenere alla specie umana, e che la vita, e la vita nel suo complesso, non solo la vita umana, la vita del pianeta, deve essere al centro di qualsiasi tutto. Riflessione. Non è possibile che il profitto sostituisca la vita. Grazie Moni. Sara Diana. La mia parola credo che sia empatia, perché è da lì che dobbiamo ripartire. Empatia, perfetto. Don Antonio, non so se mi sente, mi può indicare la parola? No, non c'è, non riusciamo a sentirlo. Magatti, professor Magatti, la sua. Libertà è relazione, quindi responsabilità. Carlin Petrini, la parola ce l'ha data, ma adesso ce la ricorda e ci ridà anche l'appuntamento per domani e ci dice dove lo possiamo seguire. Velocemente, che siamo in chiusura. Petrini. A lei. Domani alle 2:30 sui siti di quasi tutti i giornali, dall'Avvenire alla Repubblica, insomma tutti i giornali, più il sito nostro, che è molto semplice, 25 aprile
2020. Grazie davvero, ringrazio tutti voi e vi auguro a tutti quanti buona festa della liberazione. Voglio ricordare e ringraziare anche tutti i tecnici, tutti quelli che hanno reso possibile questo esperimento. Grazie davvero, buona festa della liberazione, buon 25 aprile da me Simone. Torniamo lunedì.